trovati amici stellari, iniziamo con il segno dell'Ariete. È primavera, festeggerete l'equinozio con allegria e fermento. Ha inizio il capodanno astrologico e voi ne sarete il simbolo. Il sole toccherà il primo grado dell'Ariete, si esalterà dandovi fortuna ed energia. E voi da domani sarete rinati. Toro, abbandonerete al passato ogni afflizione. Da oggi inizia la bella stagione e per voi tutto assumerà un colore nuovo. L'aria sognante susciterà qualche polemica. Qualcuno pretende da voi atteggiamenti troppo pragmatici e poco romantici. Sarà per abitudine o per esigenza fatto che la sua presenza vi starà stretta. Un cambiamento in atto. Con la primavera tutto rifiorisce e così anche il vostro spirito. Gemelli, non cercate scuse e provvedete a rimediare un guaio. Per la vostra noncuranza siete stati distratti dagli eventi e adesso ne pagherete le conseguenze. Nel lavoro occorre una forte motivazione per portare avanti un'aspirazione. Cancro, siete più creativi del solito. La primavera, oltre a darvi energia, darà una spinta notevole e con la sola forza del pensiero galopperete lontano. Non ci saranno impedimenti che bloccheranno le iniziative e le nuove idee. Leone, nell'ultimo periodo lo stesso pensiero spesso vi sorvola la mente e non vi dà pace. Prendetevi un po' di riposo, siete troppo stressati. Vergine, siete troppo concreti e il troppo storpia. Allentate questa morsa che avete creato intorno a voi, sarà una forma di protezione, ma le mura che avete alzato tra voi e il resto del mondo adesso sono diventate una vera prigione e voi ne potreste fare le conseguenze. Bilancia, a quanto pare vi siete resi conto in tempo di quello che avete seminato fino a questo momento. Se i risultati non vi soddisfano, cambiate atteggiamento, vi eviterete altri disappunti. Scorpione, un'atmosfera romantica vi rende piacevoli, sensibili e accattivanti. L'aria sognante vi dona, sarete irresistibili. Un nuovo incontro sarà pieno di sorprese e un alone di mistero sarà quel tocco che lo caratterizzerà. Sagittario, se vi mettete in viaggio, la massima prudenza, siate sempre svegli e attenti, non sfidate le vostre forze e scegliete le ore dove vi sentirete più riposati prima di accingere a lunghi viaggi. Capricorno, controlli di routine, dedicate del tempo per voi, vi siete trascurati troppo. Acquario, lunatici voi, ebbene sì, dovrete fare i conti con la luna che vi stimolerà come pensatori, artisti, poeti e musicisti, ma quando arrivano i fatti, poca sostanza. In famiglia qualcuno comincia a lamentarsi, non fatevi prendere per scioperati, date loro qualche segnale di affermazione, si consoleranno subito. Pesci, avrete la testa fra le nuvole ma piacerà a chi frequentate. Quest'area intrigante e misteriosa di eterni smarriti è sempre stata e sarà il vostro pezzo forte. Il segno favorito del giorno è l'Ariete. Un abbraccio stellare da Lucia Arena.